Volevo dirti però che la legge regionale 320, 3/2010, l'abbiamo applicata in Bolognina con Convivere Bolognina, che domani firmiamo con il sindaco. Perfetto. Progetto partecipato e speriamo che i giornali lo dicano, non solo che viene Salvini 6 volte a Camponova. Infatti sulla legge 3 l'abbiamo attivata, non è rimasta inattiva. Sì. Loro hanno potuto, loro, cioè il comune di Bologna, cioè, grazie al comune, Piazza Verdi e Bologna abbiamo... Quelli... Io Elisabetta ti dico anche quella patatina, scusa. Ma non è un problema. No, ma sento parlare di sapette anche in regione, quindi stavo dicendo ancora la patatina volete avrà il nome Acer Era Villaggio Barca. Ho finito lì. Comunque senti. Ti do gli esempi, cioè quando ci vediamo ti do gli esempi, certo. degli altri quartieri, poi dopo okay. Vedi. C'è chi mi ha chiesto espressamente il tema primarie e non primarie. Credo in un partito che quindi forma la sua classe dirigente e sa scegliere. Punto. Poi le primarie possono essere uno strumento, ma fra i migliori, fra quelli che hai formato, fra i, non so come dire, no? Ecco, no. Ma ecco, solo un aspetto che forse c'entra poco con stasera, ma c'entra con gli articoli sui giornali. Perché c'è una questione che non, come dire, mi infastidisce quando all'interno del partito si attacca lo stesso partito e se stessi. Allora, campagna elettorale e soldi che il partito ha definito per la campagna elettorale. Tesoriere ci ha chiamato e ha detto, signori, uguali, avete 2.000 euro a testa in materiale. Simonetta Saliera, che era già stata votata in direzione un mese prima, con un capolista che si chiamava segretario, il segretario nostro provinciale, Donini, era già partita di sua iniziativa con un proprio fondo di spese e quindi si era organizzata, aveva ordinato, pagato i manifesti perché così gli aveva detto il suo segretario che poteva farlo, appunto, che era il suo capolista perché eravamo ancora in questa fase. Quindi ho fatto una campagna elettorale mettendo un mio fondo e partendo. Dopodiché mi sono trovata capolista, inutile che discutiamo come mi sono trovata capolista, e dopodiché nell'essere capolista, a differenza di 15 giorni prima in cui c'era una differenza fra essere capolista e non in termini economici del partito, e sono stata considerata come tutti gli altri, ma non ho detto beo. E dato che a quella riunione a cui io ho detto beo, cioè ho detto va bene, accetto le regole, c'erano anche coloro che fanno determinate dichiarazioni sul giornale oggi, la cosa non mi sta bene che all'interno di un partito ci siano queste Simonetta, situazioni. Noi della ditta siamo quelli che siamo legati alla politica, al malaffare. Io gli ho risposto dicendo che va di procura. Tanto ormai siamo avvezzi, no? Siamo abituati. Di e quello che ha risposto dopo di lui, mi ha detto di peggio, perché è un cretino, cioè, bisogna dirlo, no? Senza problemi. Voglio dire che è. Bisogna dirlo. Lo dico in questo senso. Lo dico semplicemente. No, perché è un cretino. Non per creare. Non rispetta la nostra eletta. No, non voglio. Non è lei, eh. Io non sto giudicando, sto dicendo che all'interno di un partito ci si sta rispettando le regole e non mentendo. Punto. Quindi la mia campagna elettorale, e verrà pubblicata eccetera, perché adesso entro venerdì mandiamo tutto alla Corte d'Appello come è prescritto dalla legge, è avvenuta in questo modo: 2.000 euro
il partito penso che paghi delle fatture per 2000 euro di tipografia o tipografia o altro, valuterà il tesoriere. Il resto sono 10.000 euro erotti, che sono stati il contributo di singole persone. Ho vietato al mandatario di accettare risorse da parte di aziende o di qualcuno che fosse legato a delle aziende, e una serie quindi di persone che autonomamente, che io non so perché non ho ancora l'elenco, ha dato dai 20, dai 10 euro, ai 20 euro, ai 30 euro, per un totale di poco più di 10.000 euro. Sì, nel senso che hanno versato al mandatario. Molti anche dipendenti del comune di Pianoro, che hanno dato i 10 euro, i 20 euro, i 30 euro. Ma io non so nemmeno chi siano, esattamente, mi è stato detto. E poi il partito di Pianoro ha deciso di dedicare alcune cene a base di pesce per finanziare la mia campagna elettorale. La differenza gliel'ho messa io. Quindi non i manifesti, la pubblicazione, cioè le affissioni, eccetera, sono tutte fatture pagate con i 10.000, con la parte delle cene di Pianoro, e la differenza gliel'ho messa tranquillamente. Allora, io chiederei che anche su queste cose, anziché creare sempre il caso inventato, che non fa altro che alimentare delle situazioni magari inesistenti, ci fosse, come dire, rispetto, perché io non mi sognerei mai di dire a un altro: hai abusato o del partito. Mi dispiace molto che in tutta la campagna elettorale, e spero che non avvenga più una campagna elettorale come questa in termini di modalità, perché l'abbiamo fatta noi, ogni singolo candidato, in molte occasioni, purtroppo anche come se fossimo avversari. La cosa non può funzionare così, con l'inesistenza del partito. Questo è un problema. Non possiamo arrivare ad altre campagne elettorali in questo modo. E scusami, nella polemica di oggi l'offesa ai compagni e alla ditta, cioè accomunando questo ragionamento, compagni che hanno fatto la campagna, lo dico io, che hanno fatto campagna elettorale per il Partito Democratico. Però vorrei che fra le diverse cose del formare il partito ci fosse anche come arriviamo alle campagne elettorali dal punto di vista di un partito, perché tante volte mi è stato chiesto: ma questa opinione che tu stai esprimendo è la tua o è la linea del partito? Perché il partito non ci ha detto nulla di questo. Questo aspetto lo dobbiamo affrontare. E mi auguro che non ci siano più campagne elettorali fatte in questo modo.